Col brutto tempo di questi giorni, tante mareggiate, quali sono stati i danni che hanno causato? Noi siamo ormai abituati, visto che lavoriamo con gli elementi, con la natura, siamo abituati ad avere mareggiate in questo periodo. La prima che c'è stata, ed è quella lì che è successo nella settimana scorsa di Ponente, chiaramente ha creato i danni tipici di questo periodo. Ha portato via quel poco di sabbia che c'è ancora sulla costa, ha fatto qualche piccolo danno strutturale a quelle cabine che sono più prospicienti alla riva. E niente, ma il problema di queste mareggiate, che per quanto possono essere grandi o piccole, creano danni solo perché ormai non c'è più la sabbia. Questo è sempre un punto fondamentale che in altre occasioni ho avuto modo di dirlo, perché la sabbia è in effetti il primo frangiflutto naturale per fronteggiare le mareggiate invernali. Se questo qui viene a mancare e il livello dell'acqua è alto sotto la costa, automaticamente l'onda è gonfia, è piena e farà sempre danni, sempre di più. Collegandoci alla sabbia parliamo di rifacimento, è stato fatto, sono stati fatti dei progetti ancora non messi in atto. Quanto è importante iniziare subito? Ma subito, noi da che mi ricordo, io ormai con i miei 56 anni è storica, come già avevo una memoria storica, noi parliamo di rifacimento da 30 anni. E ogni anno per un motivo o un altro, in ogni stagione poi ci troviamo a fronteggiare la realtà che non è stato fatto nulla. C'è un ultimo grosso progetto che sta circolando già da un paio d'anni, che coinvolge un po' tutti i comuni, come anche giusto che sia, però chiaramente quanto più grosso è il progetto, quanto più dispendioso è il lavoro, chiaramente meno sembra fattibile, specialmente in questo stato del momento economico che abbiamo qui in Italia. E certamente è necessario, ma non è soltanto per dare più sabbia ai balneari perché possa mettere più ombrelloni, è un fatto di proteggere la costa ormai. Abbiamo visto in più punti dell'isola che ci sono dei danni veri alla costa, con strade che se ne sono scese, per cui il problema diventa reale. Chiaramente le scogliere sì, perché si tende sempre a pensare alla scogliera, ma io dico è più il riporto della sabbia che è la cosa fondamentale. Non dobbiamo dimenticare che comunque non è l'unico dei problemi che abbiamo qui sulle spiagge. Noi, i danni che sono dovuti alla natura, comunque siamo abituati a ripararceli da soli perché sono attività imprenditoriali, per cui mettiamo mano. Ma ci sono ben altre situazioni che dovrebbero essere un po' più seriamente, come ad esempio le depurazioni, gli scarichi che purtroppo a volte abbiamo questo problema di Rio Corbore che sinceramente va affrontato in un modo un pochettino più deciso, visto che noi campiamo e viviamo sulla limpidezza delle acque, sulla pulizia e sull'organizzazione delle spiagge.